Allora, cari amici della Taverna dei Lettori, oggi sono qua per fare una riflessione, vorrei porre delle domande, diciamo, alla vostra attenzione e sono curioso naturalmente di ascoltare anche le vostre risposte. E la domanda è molto semplice, perché credo che veramente forse sia unica nel panorama fumettistico italiano, non so, addirittura se la possiamo estendere anche al di fuori, quindi andare anche in ambito internazionale. Ma vorrei capire perché un personaggio come Zagor, un fumetto come Zagor, sia così amato e odiato. Vorrei capire che cosa attrae, diciamo, di questo personaggio. L'ho portato qua, ho portato la statuina, sia di Zagor che di Chico. Perché secondo me è chiaro che molte persone sono attratte da quello che appunto rappresenta questo personaggio, cioè quegli ideali di libertà, di uguaglianza, di fratellanza, questa sorta di giustiziere, e, diciamo, questa, io ho sempre letto nelle recensioni che Zagor, e fra tutte le cose, diciamo così, prendiamo anche qua il fumetto di Zagor, qua con l'ultimo molto discusso, no? L'ultima saga molto discussa di Super Mike. Perché nell'ambito, diciamo così, della nostra quotidianità abbiamo sempre scontri al lavoro, scontri con familiari e vi dicendo, no? Abbiamo tanti problemi di cui occuparci, però leggere un fumetto come Zagor, poi alla fine, è un punto che ti porta un po' di serenità. In che senso? Perché alla fine la giustizia trionfa sempre. Sappiamo che nella vita non è così, lo vediamo anche con i casi di cronaca, in cui anche i casi di delitti più efferati, di omicidi, e poi alla fine ci sono gli avvocati, insomma, riescono magari per un cavillo, un qualcosa, a evitare l'ergastolo e vi dicendo non c'era la premeditazione, e c'era o non c'era l'aggravante della crudeltà, insomma si gioca su queste cose. Alla fin fine i poveri familiari a volte si ritrovano due volte vittime, la prima volta perché perdono un caro, un familiare, un figlio, una moglie e vi dicendo. La seconda, appunto, è quella là di non vedere una giusta condanna, diciamo, per chi ha commesso quel delitto. Ecco, un personaggio come Zagor, invece, o perlomeno nei fumetti come Zagor, alla fine la giusta punizione c'è praticamente sempre. Ecco, riesce sempre a portare giustizia, a portare uguaglianza, a farla pagare, diciamo così, ai cattivi. E non è una giustizia così sommaria, ma riesce veramente a lasciare il lettore soddisfatto. Cioè, quando chiudete il fumetto di Zagor, come anche questo qui, in fin dei conti, perché molti hanno criticato il finale frettoloso e vi dicendo. Però se poi, io le recensioni le faccio sempre a caldo, diciamo, e a volte io credo che sia una pecca e un limite, perché sia per quanto riguarda i libri che per quanto riguarda i fumetti, a parte che secondo me una seconda rilettura ci starebbe bene sempre, perché si colgono sempre tanti particolari che magari possono sfuggire, ma secondo me se tu poi rifletti su quella storia che hai letto dopo un paio di giorni, anche come è successo adesso, alla fine realizzi perché non poteva l'autore, nel caso Moreno Burattini, distruggere nell'immaginario la figura di un personaggio come quello di Zagor, che alla fine deve sempre trionfare perché deve avere appunto questa... E deve portare sempre questa rassicurazione da parte del lettore, quindi non ci sarebbe potuto essere un altro re di Darkwood che è diverso da Zagor, e anche se tante storie comunque sì, le abbiamo viste, comunque ne sono capitate storie in passato di Zagor dove sono successe di più e di ogni, però vuol dire alla fine si ritorna sempre al punto di partenza, cioè lo stato di re di Darkwood e di Zagor non lo tocca mai nessuno. Far fare una figura così, in cui magari Super Mike vinceva, instillare anche nel dubbio, no, nel lettore della saga, che Zagor poi effettivamente non è così forte, non è così invincibile. E vi dicendo, secondo me avrebbe un po' minato, un po' di autostima a livello del personaggio, ma secondo me anche un po' di autostima del lettore. Io devo dire che ho goduto nel vedere Zagor veramente
soppiantare un personaggio come Super Mike, che dal punto di vista di doti atletiche, di fisico, forse anche di bellezza, comunque sia il personaggio biondo, ecco, e vi dicendo. Non so se ha gli occhi azzurri, effettivamente, perché qua dovrei vedere, forse in qualche modo, ecco, non l'ho portata alle copertine, qui non si riescono a percepire gli occhi di Mike, ma insomma, gli occhi azzurri ce l'ha anche Zauro, quindi questo qua non è... Diciamo che gli occhi azzurri sono appunto uno dei parametri, diciamo così, della nostra società di bellezza, no? E insieme ai capelli biondi, però voglio dire, non poteva, quindi alla fine ha fatto il suo compito appunto di fumetto rassicurante da quel punto di vista, per tutte le cose che vi ho detto prima. Ma oltretutto ha dato anche una grande lezione alla fine, cioè il senso di questa saga è stato anche quello di scavare psicologicamente nel personaggio di Super Mike, che ripeto, io non so come era stato tratteggiato ai livelli di Nolitta, di Castelli e via dicendo, ma una cosa che io ci ho riflettuto anche in un commento stamattina, ho scritto sotto il canale di Emilio, è che alla fine Super Mike è disposto a sacrificare quasi la propria vita pur di mantenere in vita Zagor. Perché lo fa? Ecco, questo qua me lo sono chiesto, perché alla fine Super Mike che salva la vita a Zagor, lo salva, ragazzi, perché effettivamente Zagor per Super Mike rappresenta tutto il suo essere, cioè la morte di Zagor avrebbe rappresentato per Super Mike l'impossibilità di dimostrare la sua superiorità, no? Perché Leiter fa così, cioè nel momento in cui Leiter ha te da denigrarti, da attaccarti, ha uno scopo nella sua vita, no? Nel momento in cui tu non esisti più, Leiter perde di significato, cioè perde lo scopo della sua vita, non ha motivo di esistere, non sa che cosa fare, si sente del tutto sperduto, sprovveduto, non sa che cosa fare, cioè perde lo scopo della sua vita. Ecco perché c'è questa sensazione di amore, perché il finale può sembrare che c'è Zagor lì insieme, però a fin dei conti Zagor deve anche ringraziare chi gli ha salvato la vita, no? Perché senza l'intervento di Super Mike Zagor sarebbe morto. E quindi in quel caso si crea questo rapporto che non voglio dire come quello di Giulia con Mirna Arrod, perché magari lì è un po' diverso, ma anche Mirna è ossessionata da Giulia, no? Ecco, anche Mirna in un certo senso, Giulia è l'oggetto della sua ossessione, per Super Mike l'oggetto della sua ossessione è Zagor. Quindi perde, perché Mirna non uccide mai Giulia, no? Ha avuto la possibilità tantissime volte di farlo, no? E la lascia sempre in vita e non lo fa. La stessa cosa ha fatto Super Mike, cioè avrebbe accettato tutto tranne di vedere Zagor morire. Sono convinto che lui, Zagor, non lo ucciderebbe nemmeno, deve superarlo, deve appunto dimostrare di essere il migliore, però Zagor deve continuare a esistere. Ecco perché poi alla fine Moreno Burattini ha inserito, diciamo, questo finale. Quindi invito anche un po' tutti a fare una riflessione di questo genere sul finale, che anch'io mi avevo detto magari sarebbe stato più giusto che morisse Super Mike e vi dicendo, poteva anche starci effettivamente, perché poi, però la figura di, ritorno a quello che dissi nella recensione precedente, diciamo dell'ultima, che una figura come Super Mike ancora potrebbe insegnare tanto, no? Da questo punto di vista, cioè sì, Zagor è un fumetto leggero, un fumetto sì, frivolo, insomma, che si può leggere tranquillamente ogni mese, non è che bisogna farci delle particolari riflessioni filosofiche su quello là, sugli argomenti che porta, però secondo me bisogna leggere un pochino più in profondità, bisogna un po' liberarsi dell'odio che c'è per Moreno Burattini, un po' per l'odio che c'è per il personaggio. Ora su questo argomento ci addentriamo, perché non volevo fare questo tipo di discorso, però alla fine, non avendo preparato nulla, alla fine ci, aprendo parentesi e vi dicendo, sono finito a parlare di nuovo del finale, ecco, diciamo di questo qua. Quindi riflettete un pochino sul senso finale che ha voluto dare Moreno Burattini a questa storia, pensate appunto all'argomento degli haters e vedete che comunque sia una razionalità c'è. Insomma, ragazzi, ritorniamo al nostro punto originale. Io mi chiedo, e lo feci anche in un video che feci tempo fa, ecco, tra l'altro è uno dei video più visti anche nel canale, insieme forse anche il primo, e guarda caso, ironia della sorte, sono i video di cui sono
Non meno orgoglioso perché poi alla fin fine, ma sono forse meno soddisfatto. Il primo sulla top 10 feci un sacco di errori, insomma, presi le cose, non ho controllato. È un video che ho fatto un pochino in modo frettoloso, però è il video più visto del canale, quindi questi sono i misteri veramente di YouTube. L'altro credo che sia in terza e in quarta posizione, in cui parlavo di che problemi avevano quelli che odiavano Zagor e continuavano comunque sia ad acquistarlo, no? Anche lì, video che feci a mezzanotte, in certe parti le ripetei, insomma, non ero contento, il paragone non lo spiegai bene di cosa intendevo, poi ho dovuto fare uno schema sotto per spiegare, appunto, e vi dicendo, non sono dei video di cui sono particolarmente soddisfatto, quelli lì. Però ecco, a distanza, diciamo così, di anni, vorrei ritornare un attimo sull'argomento, perché credo che, appunto, come vi dicevo all'inizio, nell'ambito del panorama fumettistico, credo che sia una cosa unica, perché non ci sono corrispettivi odiatori nell'ambito, che ne so, di Tex, no? Eppure Tex è un fumetto che è classico, in ugual modo come Zagor. Anzi, forse rispetto a Zagor è anche più moderno, perché Tex si muove diciamo alla fine dell'Ottocento, mentre Zagor si trova agli inizi dell'Ottocento. Quindi Tex deve essere più moderno rispetto a Zagor, però da Zagor si chiede una modernità maggiore rispetto ad altre. Questi sono naturalmente i misteri della critica, sinceramente non comprensibili. E quindi vi dicevo, non ci sono gli antitexiani. Non ci sono i texiani che vogliono il rinnovamento, il cambiamento di queste storie e via dicendo. Mentre per Zagor sì. Allora io non riesco a comprendere, tranne appunto, come dicevo prima, la spiegazione è che la gente si innamori di questo personaggio per quello che rappresenta, però poi alla fine nella lettura, nelle tavole, nello schema appunto del disegno, si ritrova un fumetto estremamente classico, un fumetto che è un western fantasy, lo potremmo intendere così, e in cui poi alla fine questa figura che molti secondo me male interpretano come un supereroe, perché forse potrebbe anche rappresentare l'unico supereroe italiano, ma io sposo la tesi del mio amico Giovanni, che fece anche un video ai tempi in cui disse che Zagor, ecco perché Zagor non è un supereroe, lui spiega nel dettaglio perché non è un supereroe. Zagor effettivamente, secondo appunto quello che dice Giovanni, è un impostore, uno che fa credere agli indiani di essere uno spirito con dei colpi di scena, insomma, sapete già come andarono i fatti. E fa credere appunto agli indiani di essere qualcosa che non è, quindi sfrutta il potere della credenza, che è quello che sfruttano anche appunto le religioni, no? Quindi far credere un qualcosa, la gente si convince e poi si comporta in un determinato modo perché si convince di quella determinata cosa. Zagor sfrutta appunto questa credenza da parte degli indiani, che sono, credono appunto nel soprannaturale, negli spiriti e vi dicendo, si finge quello che non è. Ha delle doti atletiche eccezionali, perché sappiamo comunque sia come è cresciuto, del perché lui si sappia volteggiare fra le liane, per tutti gli insegnamenti che gli ha dato Wandering Fitz e vi dicendo, no? Quindi ha certamente delle doti atletiche straordinarie, atletiche, muscolari, di resistenza non comuni, e che portano a volte, che mio amico Maurizio l'altro giorno ha detto, sì, però una volta gli ho visto spezzare delle catene con le mani, non è una cosa possibile. Ma comunque sì, anche lo spezzare delle catene con le mani rientra ancora, diciamo così, al limite fra delle capacità umane straordinarie, ma non siamo appunto nel superpotere, diciamo così, o nel potere sovrannaturale. A dire il vero, qualche volta, e qui lo devo dire, si è visto Zagor che ha dei poteri di premonitrici, soprattutto per quanto riguarda dei sogni che lui fa, ha visto delle scene future che poi si sono avverate, vi dicendo, lo collegano, diciamo, un po' alle sue origini irlandesi, quindi alla tradizione celtica, druida, che c'è appunto in quelle zone lì, e quindi hanno legato. Però non è una, diciamo così, delle caratteristiche principali del personaggio, come potrebbe essere una caratteristica di Spider-Man, è quella di arrampicarsi sui muri oppure di lanciare lo spararagnatele, e vi dicendo, ecco, questa caratteristica di Zagor non è
preponderante, non è presente, diciamo, in tutte le storie, è presente, diciamo, in alcuni tipi di storie in cui si va su quel genere lì, perché poi Zagor sapete che spazia dal western al fantasy spinto, ecco, e quindi non la metterei fra le caratteristiche. Quindi Zagor non è un supereroe. Molti, secondo me, potrebbero essere malinterpretare questo fatto, e quindi quando poi si ritrovano un personaggio che alla fine si comporta come un essere umano, che alla fine viene colpito, alla fine ha delle debolezze, alla fine può perdere la calma anche lui, no? Perché tanti anche hanno detto che, come ha scritto Flavio, no? Sono stato colpito dalla mancanza così di sangue freddo di Zagor, si innervosisce per Super Mike e via dicendo. E effettivamente, ragazzi, rientra sempre fra le caratteristiche di diciamo così umane, no? Quindi rabbia, frustrazione, ecco, rientrano in quelle cose. Quindi a me non sorprende quando Zagor vive appunto di queste sensazioni. Allora, ritorniamo al discorso principale di cui vi stavo dicendo. Per esempio, su Martin Mystère, ecco, posso capire perché ci sono determinati tipi di odiatori, no? Di The Martin Mystère. Martin Mystère è un fumetto culturale, e quindi magari io che non apprezzo quel tipo di fumetto culturale, si instaura nella mia mente un qualcosa di, diciamo, io sono, allora non apprezzo questo fumetto, che è un fumetto culturale, vuol dire che io non riesco, non sono a quel livello lì, e quindi vuol dire che sono in un certo senso con un quoziente intellettivo, magari non trovo bene le parole, però per intenderci, magari non ho, mi sento inferiore, ecco, diciamo, magari a qualcuno che apprezza quel tipo di fumetto. Allora cosa faccio? Denigro il fumetto, dico che non è un fumetto culturale, dico che fa schifo, dico che non è cultura, dico che non insegna niente, vi dicendo, in questo modo mi giustifico del fatto che a me non piace quel tipo di fumetto. Allora io questo tipo di ragionamento lo comprendo e lo capisco per quanto riguarda Martin Mystère, e lo mettiamo da parte, no? Ma per quanto riguarda Zagor, il problema qual è? Ecco, io questo qua, ed è una domanda che vi pongo, qual è il problema? Mentre per Martin Mystère me lo riesco a spiegare, del perché ci siano i denigratori di Martin Mystère, ma poi non sono neanche tanti effettivamente i denigratori di Martin Mystère, ma mentre per Zagor c'è un gruppo veramente sostenuto, raccolto di odiatori del personaggio. Questo non riesco a comprenderlo. Il mio amico Alex a volte si lamenta appunto del fattore inverso. Dice, come mai, dice, su Zagor, su Martin Mystère ci sono gli odiatori? E per esempio su Nathan Never, che a me piacerebbe, no? Faccio finta che sono Alex, a me piacerebbe che ci sia un dibattito, comunque sia acceso, su Nathan Never. Alberto lui si lamenta del fatto che di Nathan Never ci sono sempre quelli che ne parlano bene e non ci sono mai qualcuno che ha dato dei punti di vista differenti, e vi dicendo non ci sono praticamente gli odiatori di Nathan Never. Quindi in un certo senso un fumetto che viene un pochino, sì, seguito, ma poi in fin dei conti non è molto discusso da questo punto di vista, e non fa bene, diciamo così, al fumetto di Nathan Never, perché comunque sia, in un modo o nell'altro, più se ne parla e meglio è. Per quanto riguarda appunto sempre le incongruenze, che vengono fatte notare su Zagor e vi dicendo, ma perché non ci sono, per esempio, gli odiatori di Diabolik, no? Perché non esistono? Non ci sono le critiche accese su Diabolik? Perché Diabolik è un personaggio, un fumetto che è cristallizzato ai tempi in cui fu creato, no? Ai tempi in cui fu creato, in cui ancora usa pentotal, scopolamina, cioè tutte sostanze che al tempo venivano usate come siero, cioè, ma negli anni 50, cioè ci sono già degli studi già che hanno smentito negli anni 50 che non è possibile sotto la scopolamina, sotto il tiopentale sodico, vi dicendo, ottenere qualcosa, sì, a volte possono essere utili dal punto di vista diagnostico per arrivare a una particolare diagnosi in ambito appunto psichiatrico, vi dicendo, però non hanno quegli effetti che qui ci sono. No, cioè si è superato completamente questa storia della scopolamina, del pentotale, non esiste, però non c'è nessuno mai fa un rinnovamento, cambiate sostanza, non è possibile. Diabolik che gira sempre con la stessa tutina, sempre le stesse maschere da tanti anni, quanto è... Mentre lì comunque sia siamo sempre nei primi dell'Ottocento, ma questo comunque sia è un fumetto
che viaggia, un po' come quello di Martin Mister. Come se Martin Mister, pensate un po', come se Martin Mister usasse ancora la macchina da scrivere, no, non l'ha usata mai, diciamo, di quei vecchi computer di una volta appoggiati. Allora, quanto sarebbe ridicolo, no? Per esempio Martin Mister essere rimasto fermo negli anni 80 e si è evoluto. Adesso Martin Mister usa cellulari, cerca informazione su Google e via dicendo. E invece qui abbiamo praticamente un fumetto che è uguale praticamente a quando è stato creato. Le maschere, il pentotal, la scopolamina, lamentele, zero. Non ci sono gli ideatori di Diabolik. Non ci sono gruppi sostenuti che sostengono la chiusura, chiudete Diabolik perché ormai è inutile, non esistono. Altro, Alan Ford. Cioè, Alan Ford, ragazzi, è un fumetto che oggi è improponibile, improponibile. Non ci sono gli odiatori di Alan Ford. Non ci sono gruppi sostenuti di Alan Ford che... non vedo video su Alan Ford, né in senso positivo né in senso negativo. È un fumetto totalmente che sta andando, appunto, nel dimenticatoio. La razionalità qual è, ragazzi? È che... poi qua concludo, è appunto dove voglio arrivare. Ma... se un fumetto non piace, no? Perché deve essere acquistato? Cioè, io voglio porre questo punto di domanda. Posto che Zagor non vi piace, no? Perché c'è gente che si è martellata le palle per sei mesi, no? Non è... fino a prova contraria in edicola ci andiamo volontariamente, cioè io decido di uscire di casa con i miei soldi, vado in edicola e acquisto quello che mi piace. Nessuno mi ha mai puntato una pistola alla tempia per andare a comprare Zagor. Questa gente che compra e ha letto tutta la saga di Super Mike, perché l'ha fatto? Cioè io mi chiedo questo qui, perché? Vi ricordate quando vi ho parlato delle ciofeche di Zagor? Avete visto per esempio la saga quella di Golnor, no? Che io l'ho interrotta dopo i due numeri, il terzo volume non l'ho comprato. Perché? Perché non mi interessava. Ora gli dico, sei numeri sono tanti. C'era bisogno di arrivare al sesto, poi tra l'altro molti mi hanno pure scritto, ma io già lo sapevo comunque sia come andava a finire. Ma se lo sapevi perché hai comprato sei numeri? Perché non lo sapevo pure io come andava a finire, perché bastava comunque sia sapere che Zagor continuasse. Era ovvio che Zagor non moriva, diciamo, no? Alla fine di queste prove, quando non veniva destituito. Vi avevo già detto, vi avevo già anticipato come sarebbe andata a finire e l'ho presa in pieno, no? Come andava a finire, compresa la morte di Tumac e vi dicendo. E perché? Perché la gente compra sei mesi di fumetto, di saga, già prevenuta in partenza perché era già lunga, già c'era il record da battere e vi dicendo. Perché poi sono stati fatti tutti? Non è una cosa, non è un video polemico nei confronti di chi fa i video, questo qua io lo voglio chiarire in tutta tranquillità, perché ognuno è libero di fare tutti i video che vuole, ci mancherebbe altro su Zagor, ne può parlare anche ogni giorno, non è questo qua il punto è un altro. Si è lamentati della lunghezza di questa saga, del non dire nulla e vi dicendo, però sono stati fatti ogni mese dei video, dei commenti, si è discusso sui forum e vi dicendo, in cui si parlava sempre le stesse cose. Quindi se questa era una saga in cui era ripetitiva, non apportava niente, vi dicendo, mi richiedo, ma sei albi, sei video fatti, sempre sullo stesso argomento, che cosa hanno portato quegli stessi video? Se criticano Burattini di essere lungo, di non aver portato nulla, e vi dicendo, ci sono altrettanti video, almeno sei, per ogni album di Zagor, in cui non hanno portato nulla, in cui hanno ridetto sempre le stesse cose, in cui si è sempre parlato del record, ecco che ma li potete fare, ecco, io non voglio dire questo qua, avete voglia, potete anche continuare anche per i prossimi 5 mesi, per poi ancora c'è gente che parla di ancora ricorda Racosi, no? E vi dicendo, quindi se ne può parlare all'infinito, il problema è sempre una domanda, è un punto, perché? Perché? Cioè, questa qua è il punto, la domanda. Perché? Vedete qualcuno che parla per 6 mesi di Diabolik? Vedete qualcuno che parla per 6 mesi di Alan Ford? Vedete qualcuno che parla per 6 mesi di Martin Mister? Vedete qualcuno che parla per 6 mesi di Nathan Never, di una storia che non è piaciuta, di una saga? Io non le vedo. Per Zagor sì. E quindi io non riesco... Non è un video in difesa di Zagor, no, assolutamente, perché... che il fatto che la storia piaccia, non piaccia, ci sta tutto, cioè nel senso, ci sta tutto. Io non capisco
E qual è il punto di domanda? Non capisco la perseveranza, perché cosa spinge una persona a comprare un fumetto che non piace, con dei disegni che non piacciono, con uno sceneggiatore che non piace, ritenuto incapace, uno sceneggiatore che si deve dimettere, uno sceneggiatore che non va bene, un curatore che è un fallito, qualcuno ieri mi ha scritto che si doveva dimettere come Spalletti con l'Italia, e vi dicendo, ma per quale motivo? Cioè non riesco a capire il motivo. Io ho abbandonato Alan Ford, ho abbandonato Diabolik perché mi sono stufato di leggere sempre le stesse cose. Attuavo la sospensione dell'incredulità con Diabolik, ragazzi, ma è dura attuare ogni volta, perché sul fumetto di Diabolik avvengono cose che sono, secondo me, da un punto di vista esagerato, non sono credibili a volte, per quelle cose che fa Diabolik, sono impossibili. A volte costruisce dei macchinari nella notte che ci vorrebbe un mese. Allora, a volte io mi accontento a leggere un fumetto molto semplice, come Zagor, molto semplice, lo ripeto mille volte, molto semplice. Nessuno dice che questo qua è un fumetto che è alta letteratura, è un fumetto molto semplice, per me è un passatempo leggere Zagor, è un amico da ritrovare ogni mese, con delle storie che mi appassionano, che mi fanno... Io sono stato fino all'ultimo che volevo sapere come erano queste sei prove, poi mi sono arrabbiato perché non c'è stata la settima, ma questo è un altro paio di maniche, perché comunque sia apprezzare, essere seguace, come vedete qui con la maglietta di Zagor, non vuol dire comunque sia che io non abbia delle critiche da fare, non abbia delle critiche da muovere. A qualcuno è venuto a scrivere, ha detto sì, poteva essere fatta meglio, poteva essere fatta così, ne possiamo parlare, così, così, eccola. Però resta sempre un fumetto semplice. Con Diabolik io faccio fatica, cioè veramente, lì si va al di là, cioè dell'irreale, cioè tu dovresti veramente calarti nella irrealtà di determinate cose, perché tu a volte, cioè ancora la cosa della maschera, e non si è trovato un mo', sì, la pizzicata così, ma poi si riesce sempre a trovare una cosa, alla fine, dopo là ragazzi ve li faccio vedere, ci sono 4 anni di Diabolik comprati, dopo 4 anni uno si satura, devo essere sincero. Dopo 4 anni uno si satura. Evidentemente, chi continua a leggere Zagor non si satura mai. Perché questo personaggio vuol dire che è in grado, comunque sia, di instaurare sempre la curiosità, perché non so, non si spiega perché uno dovrebbe comprare 6 albi, perché vuol dire allora la curiosità ce l'avevi di vedere come andavano a finire le 7 prove, no? E quindi, questo secondo me potrebbe essere una delle cose. È un fumetto, comunque sia, che è in grado sempre di stillare la curiosità. Curiosità che viene a mancare, viene a cadere con Alan Ford, curiosità che viene a calare con Diabolik, curiosità che viene a calare con Nathan Never, con altri tipi di personaggi. Questa è l'unica cosa. Se no io veramente non lo so spiegare, vabbè, come ho detto anche a qualcuno, per quanto riguarda certi canali YouTube, vabbè, si può anche spiegare con... col fatto che comunque sia parlare di Zagor certamente porta molte più visualizzazioni che parlare di Dragonero. Allora, tutti quanti i fumetti, i disegni di Dragonero, bellissimi fumetti, i disegni di Dragonero, fantastici, bellissimi, ma poi non lo comprano. Cioè, non lo comprano. Cioè, gente che legge, continua a portare Zagor. Cioè, dove sono i fumetti di Dragonero? Dove sono le recensioni su Dragonero? Dove sono? Perché tutta questa gente che ama i disegni di Dragonero poi non legge Dragonero? Punto di domanda. E io vorrei che qualcuno mi rispondesse a queste domande. Perché se Dragonero ha dei disegni così belli non lo leggono? Quindi vi lascio 2 secondi per riflettere su questa domanda. Se io parto dal presupposto che il disegno è importantissimo, no? Nell'ambito del fumetto. No, partiamo da questo presupposto che magari questa gente può avere. Il disegno di Dragonero è bellissimo. A me non mi interessa la storia, mi interessa il fumetto, il disegno. Scusate, mi interessa il disegno. Perché non leggo Dragonero? Cioè, so persone che si... mi sto riferendo a nessuno in particolare, ma anche perché ci sono persone che mi vengono a commentare, comunque sia, mi hanno scritto, li vorrei sempre vedere questi disegni, no? Finalmente sono arrivati i disegni di Dragonero su Zab. Ma perché non leggi Dragonero? Cioè, perché devi aspettare che questi disegni arrivano su Zagor, secondo c'è già la possibilità in edicola? Cioè, la possibilità c'è già adesso. Cioè, non è che questo disegnatore De Fabrizis ha disegnato qui su Zagor, io non so dove trovarlo. Cioè, a me piace tantissimo questo disegnatore, devo leggere le sue storie, mi piacciono tantissimo. Ce l'avete già! Cioè, c'è già in edicola Dragonero. Andatelo a comprare, fateci la recensione. Perché non lo fate? Ma ve lo dico io perché non lo fanno. Perché è un fumetto che è molto in continuità, non capiscono niente di quello che leggono. E allora ritorniamo al punto principale, che voi potete dire mille volte che il fumetto, che il disegno è importantissimo in un fumetto, ma alla fine quello che voi andate a leggere è una storia.
Cioè, quello che si va a leggere è una storia. È una storia. E la storia deve essere comprensibile. Perché se no diventa solamente ammirare dei quadri. Qui ve l'ho appena, io ho detto, sono dei disegni bellissimi. Io mi ci appendo pure il poster qua di questo qua. Mi ci appendo pure il poster di questo qui. Ma non serve. Cioè, un disegno senza la storia non serve. Questo qua è un disegno che io ho salvato solo perché la storia di Moreno Burattini su questo piccolo, diciamo così, picnic, là, come si chiamava, elfo, vi dicendo, alla fine mi è piaciuta, ecco, il senso della storia, la morale, e vi dicendo. Ma se no questo disegno sarebbe stato del tutto inutile. Del tutto inutile. Per questo non leggono Dragonero. Per questo non ne parla nessuno di Dragonero. È molto semplice. È molto semplice, ragazzi. Non so voi che cosa ne pensate. Comunque sia, torno a chiarire che io non do lezioni a nessuno. Questo deve essere chiaro. Io so che sono venute cose che io mi vergogno anche a dire, però ci può essere gente che è anche un po' limitata. Quindi meglio specificarle, meglio dirle bene le cose. Ognuno sul canale YouTube può parlare di quello che vuole, ognuno sul canale YouTube può criticare quello che vuole, ognuno sul canale YouTube può parlare di Zagor ogni giorno, può dire le stesse cose continuamente, può dire fa tutto quello che vuole. Io sono solamente pongo solamente delle domande, che le pongo naturalmente al mio pubblico, quindi alla taverna dei lettori, ma anche, voglio dire, a chi si imbatte, diciamo così, ecco, in questo video, e voglio sapere, voglio avere delle risposte. Perché Zagor è così amato e odiato? Perché non è un fumetto che si può lasciare tranquillamente in edicola, passa a leggere altro, passa a leggere i comics, passa a leggere i manga e vi dicendo? Perché i lettori di manga, i lettori di comics e vi dicendo sono ossessionati da Zagor e devono sempre, sentono sempre la necessità di dover parlare male di questo personaggio ovunque vadano, no? Perché si deve sempre comunque sì attaccare la Bonelli, e i fumetti sono vecchi, i fumetti sono per pensionati, i disegni sono antichi, i disegni sono... Ma che bene frega se è un fumetto che non leggete? Immaginate, vi dico, mi mettesse ogni mese, io per esempio Dylan Dog è un personaggio che non mi piace, per le tematiche, per il personaggio in se stesso, non lo reputo una cosa interessante, non mi interessa proprio, nel senso, non ho mai letto, diciamo così, una storia che sia riuscita a trovare interessante. Ma quanto sarei ridicolo ogni mese a comprare un fumetto che non mi piace per andare contro a Dylan Dog, per dire che continuamente ogni mese dire sempre le stesse cose e riportare sempre. Ma quanto sarei ridicolo? Non lo faccio. Perché certuni lo fanno? Su un fumetto che dichiaratamente non piace. Questo non riesco a capirlo. Sono delle domande che io mi pongo in tutta serenità, senza voler cambiare naturalmente idea di nessuno, ecco. Questo sia chiaro. Ognuno può essere libero di fare quello che vuole. Però a volte ci sono anche dei... Per esempio, quanto è ridicolo, io questo fatemelo dire, quanto è ridicolo il lettore di Zagor, no? L'appassionato di Zagor che compra il fumetto e lo posa e non lo legge. Questo è il peggior sgarbo che si potrebbe fare. Il peggior sgarbo in assoluto. Dico, dal punto di vista strettamente, diciamo così, egoistico, a me potrebbe anche star bene, no? Nel senso, comunque sia, continuano a portare soldi, no? Ma anche chi comunque sia ogni mese ne parla male, sia di Zagor, anzi io me lo auguro sempre, devo essere sincero, che ci siano sempre chi parla male di Zagor e chi parla male di Martin Mystery. Io me lo auguro sempre, perché vuol dire comunque sia che questa gente continua a portare soldi alla casa editrice, no? Quindi sono 4,90€ e 4,90€ mensilmente, compresi tutti gli speciali, cosa che poi questa gente non si fa scappare nulla, quindi continua a comprare l'oggetto del proprio odio per parlarne sempre male. E a me mi sta bene, perché comunque sia continuano a portare. Però quelle persone che lo comprano, non lo leggono, lo posano, come disse una volta Roberto, e della Soffitta di Pippo, disse appunto che il peggior sgarbo che si può fare a un fumetto è non leggerlo. Quindi la gente che lo compra, lo posa e non lo legge sta uccidendo, sta distruggendo, diciamo così, ma non so se sta distruggendo il fumetto, perché poi alla fine porta i soldi, quindi anche lì, però certamente fa un grande sgarbo al fumetto in sé, cioè un fumetto come oggetto, cioè un qualcosa, un libro, un fumetto, sono oggetti che nascono per essere letti. Cioè, comprare un libro e non leggerlo, comprare un fumetto e non leggerlo, equivale praticamente a non comprarlo, no? Non ha alcun senso, non c'è alcuna partecipazione. Cioè, il fumetto o il libro lo compri perché ti devono regalare delle emozioni. Comprare un qualcosa che lo poni là come un oggetto, questo qua, non è più un mezzo, un medium in cui ti trasmette un messaggio, ti racconta qualcosa, ma diventa veramente un oggetto. Diventa in quel caso carta.
diventa in quel caso carta straccia. E allora tanto vale, appunto, non ha neanche, cioè assume la dignità di un oggetto, non ha, perde la sua funzione letteraria, diventa veramente un oggetto che viene riposto lì in libreria, non si sa per quale motivo, perché poi alla fine non si sa, cioè gli dai un valore a una collezione, poi magari punti a rivendertela, non lo so, non so perché vengono fatte queste cose. Ripeto, io se una cosa non piace non la compro, interrompo anche la saga, come è stata la saga di Gollnor. Cioè, sono cose che vanno al di là della mia comprensione mentale, perché se a me una cosa non piace, non la compro. Non sto lì a dire, a ripetermi, a diventare più prolisso, più lungo e più ripetitivo dello sceneggiatore che io critico. Critico Burattini perché è ripetitivo, perché non porta niente, perché allunga il bro. Però poi faccio 6 video, 7 video in cui ti ripeto sempre le stesse cose. Cioè, sono ancora più noioso, più barboso di quello che sto criticando. Cioè, rendete conto che è veramente una situazione paradossale. Vabbè ragazzi, io penso veramente di avervi detto tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Perché amate così tanto Zagor? Perché amate così tanto anche Chico? Perché continuate ad acquistarlo in edicola? Cosa ne pensate di chi... Perché ci sia questo odio, amore riguardo a questo personaggio che, per quello che vedo io, è unico. Cioè, in ambito veramente di web, di forum, di messaggi che riceve, è veramente unico, veramente unico. Mai ricevuti tanti commenti di odiatori per quanto riguarda Martin Mister, mai ricevuti tanti commenti di odiatori per Alan Ford, Diabolic, Nathan Never, quando ne abbia parlato e vi dicendo, mai vista un'ondata di persone che leggono altri generi di fumetti, giapponesi, manga, comics e vi dicendo, che si scagliano contro un fumetto che è dichiaratamente classico, perché non nasce per essere un fumetto comunque sia, che è un comics, è un fumetto classico, più classico di Tex, ribadisco, è più classico di Tex, non poi per argomenti, per vi dicendo, perché poi, perché se noi la classicità la intendiamo solo in the western, e qui oltre al western ci sono tanti, un miscuglio di genere, fantascienza e vi dicendo, ma comunque sia nella sua disposizione, nel suo DNA, è un fumetto classico. Ripeto ancora una volta, se vi piacciono i fumetti di... E i disegni di Dragonero, andatevi a leggere Dragonero e portate recensione di Dragonero se volete avere quella credibilità. No, perché poi dice la credibilità di qua, la credibilità di là. La credibilità la si dimostra non con le parole ma con i fatti. Allora, se io sostengo quel tipo di disegno là, io porto sul canale quei fumetti che hanno quel disegno lì e dico, magari ogni volta che porto quel fumetto là, questi sono i disegni che mi piacciono, questi sono i disegni belli, questi sono i disegni che ci dovrebbero essere in tutti i fumetti, però non si capisce perché dovrebbero esserci in tutti i fumetti, a me basterebbe che ci sia nel fumetto che piace a me. Questi sono i fumetti belli, no? E invece stanno a parlare di questo, dicendo che questi di tipi di disegni non ci dovrebbero stare su Zagor, ma che ci dovrebbero stare i fumetti i disegni di un altro fumetto che non leggono. Cioè, qua siamo veramente alla sagra dell'assurdo, ragazzi. Siamo all'apoteosi dell'assurdo. Che credibilità ci può mai essere? Perché non è dimostrata coi fatti, cioè non è sostenuta coi fatti. Cosa parlano sempre? Parlano di Zagor, di Martin Mister, dei fumetti che odiano. Vabbè, ragazzi, con questo io concludo. E fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. E noi ci vediamo al prossimo video, che naturalmente ora questo è un mese ricco, perché esce questo e quindi non vedo l'ora perché finalmente cambia formulazione, quindi Classic Zagor, finalmente avremo una storia completa e quindi secondo me questo veramente diventano veramente dei gioiellini, questi recuperi diventano veramente dei gioiellini. Poi c'è poi il Color uscirà il mese prossimo, ma comunque sia c'è il bis. D'accordo? Quindi, tra l'altro adesso avremo delle storie scritte da Piccinino e da... mi pare che c'è Alessandro Russo, quindi non c'è Burattini e vi dicendo, quindi vediamo. Adesso sono curioso che Alessandro Russo, comunque sia anche scrittore di Martin Mister, l'ho trovato tante volte anche su Nathan Never, veramente uno che basa un po' di più sì, sulla fantascienza, non per niente appunto c'è il professore Very Bad che ritorna. Vabbè ragazzi, quindi ne vedremo delle bellissime. Fatemi sapere e ci vediamo alla prossima. Ciao!